Ante Firenze adesso, Tirozzi può ancora battere forte su Acosta, Malinov va da Malagurski che attacca sul muro di Dani Santana e adesso la partita è impattata 7-7. Adesso andiamo in battuta ancora una volta con Tirozzi, Cardullo riceve bene, Marcon, pallonetto, ci arriva Sorokaite, Parrocchiale allora può aprire per Santana, il muro tiene bene per la Foppa Pedretti, allora Marcon la rigioca di là, Parrocchiale, Bekis per Santana, palla veloce che Santana mette nel campo della Foppa Pedretti, 9-7, più 2 adesso, turno veramente importante in battuta per Valentina Tirozzi, intanto c'è un cambio, entra Silva al posto di Firenze che va ancora da Santana che tira forte, punto numero 20, partita impattata nuovamente per il Bisonte Firenze. Che partita ragazzi, che set! Ofelia Malinov, figlia d'arte, l'allenatore che vinse il grande slam qua a Bergamo, via Malinov, Parrocchiale riceve, può andare dietro per Santana che tira subito forte e via il primo punto per Firenze, come nel primo set, il primo punto è per le bisantine. Recupera, poi può andare ancora adesso una free ball per Bergamo, Marcon ancora un pallonetto, ancora un recupero incredibile, stavolta di Bekis, gioca Santana di precisione, bellissimo questo attacco di Dani Santana che va nella zona di Roslandia Costa che si fa trovare impreparata. E adesso 2-0 e nuovamente al servizio. Portoricana al servizio, Acosta, Malinov, la dà a Cischi Marcon che attacca forte ma c'è Parrocchiale sulla traiettoria e allora può andare la pipe per Santana che ha iniziato questo set alla grande ed è il punto numero 3 per il Bisonte Firenze che prova subito ad allungare, prova subito a scappare via. Costa, Malinov può andare ancora ad attacco, Tirozzi in difesa, allora Bekis per Santana che attacca fortissimo, bellissimo questo attacco di Santana che vale il punto numero 15 per il Bisonte Firenze, entra Miriam Silla per Roslandia Costa.